L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. La storia continua. Laboratori è in te, Biochemistry Evolution. Nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie. Difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale. Con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, benvenuti, buon 60 News, lo trascorreremo questa sera con il Presidente del Comitato dei Sindaci ed è un filotto, ecco lo vediamo, lo salutiamo, buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a voi. Stavo spiegando ai nostri telespettatori cosa compete il 60 questa sera perché abbiamo intenzione anche nelle prossime puntate di intraprendere un filotto di interessamento per quanto riguarda la ripartenza dei comuni e le difficoltà che hanno varie categorie di professionisti, di imprenditori eccetera eccetera. Abbiamo cominciato proprio ieri con gli ambulanti e oggi c'è stata la protesta a Lamezia, ovviamente tutto quanto concordato o preparato, noi abbiamo anticipato con il grido, l'urlo di grande preoccupazione che ha questa categoria perché è un anno che è ferma e ci dicevano che tanti hanno cambiato lavoro, si sono messi a fare anche le pulizie eccetera eccetera, cioè lavori anche quelli più umili per cercare un po' di portare il pane a casa, quindi la situazione è veramente triste, drammatica oserei. E questa sera ne parliamo con il Presidente del Comitato dei Sindaci, quindi per capire un po' la situazione nel comune di Ardore e anche negli altri comuni, perché ovviamente è un osservatorio privilegiato quello di Campisi, cosa sta accadendo. Ma intanto io comincerei anche dalla stretta attualità, cioè la Pasqua ci preoccupava tantissimo, siamo stati guardinghi, abbiamo fatto il possibile per esortare la gente a stare attenta, accorta. Ecco, come ha trascorso la Pasqua intanto la sua città, Sindaco? Benvenuto in trasmissione. No, l'abbiamo trascorsa in casa con in famiglia, con i figli e la moglie, non siamo usciti per niente, ma devo dire che in questi giorni, proprio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, ho fatto un giro e veramente il mio comune, diciamo, era deserto, e questa è una cosa importante perché significa maturità da parte dei cittadini. Certamente c'è una certa preoccupazione perché in questi giorni stanno aumentando i contagi, ma vedo che stanno aumentando un po' dappertutto, in tutti i comuni della Locro, e questo ci deve fare riflettere perché sicuramente significa qualcosa. A proposito di feste, ora v'è una che è storicamente di grande richiamo nella sua comunità, quella del primo di maggio. Come ci si prepara o come non ci si prepara a questa evenienza? No, purtroppo quest'anno, così come è stato l'anno scorso, dobbiamo tenere tutto blindato perché è fondamentale evitare
evitare gli assembramenti. Sicuramente ci organizzeremo per commemorare la Madonna della Grotta di Bombile, in modo ormai, vediamo se riusciremo a fare la messa in streaming o se riusciamo a organizzare qualcosa in remoto, per evitare assolutamente di poter portare le persone a Bombile, come si usa qui da noi. Il 1 maggio si riversa sul santuario della Madonna di Bombile gran parte della gente di Cittanova e Taurianova, che vengono per tradizione a piedi a fare visita alla Madonna di Bombile. Già che siamo in argomenti, Sindaco, ma a che punto stanno i lavori per il ripristino del luogo di culto? No, ahimè, questo è un mio di questi anni che ho fatto il sindaco, che purtroppo dopo i limiti intervenire in sicurezza e non riusciti a estrarre la statua, quella splendida statua della Grotta nella chiesa del centro di Bombile, e non siamo riusciti più a ripartire perché non siamo riusciti a avere dei finanziamenti sufficienti per mettere in sicurezza tutto il costone e tutte le scale, perché purtroppo lì la situazione è delicata. Se non si trova cospicuo finanziamento di almeno 1 milione di euro per mettere in sicurezza tutta quella parte che dove era situato la chiesa, non si può assolutamente scendere per riaprire il luogo di culto. Ecco, il mio sogno e il mio impegno è per riuscire a reperire questi fondi per poter almeno recuperare, che la bellezza e il simbolo della Madonna era accedere giù dai gradini che ci sono, che era cosa suggestiva. Questo purtroppo non siamo riusciti. Spero con i prossimi fondi sul dissesto idrogeologico di avere un finanziamento per poter veramente riportare il culto della Madonna della Grotta lì nel suo sito originale. Sindaco, apro una parentesi anche intimistica, nel senso che io da un po' di anni che faccio interviste, da un po' di anni che ho capito che non è soltanto sole, ombrelloni, spiaggia qui da noi, ma può essere tanto altro, ad esempio anche il turismo religioso. Io spesso punto, insomma, su valorizzare questi luoghi. Quasi ogni comune qui, ecco, parliamo di Locride, ma tutta quanta la Calabria, ma ovviamente ci concentriamo alla Locride, quasi ogni comune, anzi ogni comune ha le sue eccellenze, anche Ardore ne ha, per esempio questa di Bombile. E d'altra parte so che storicamente voi sindaci, amministratori, avete sempre, insomma, profuso tante energie, ma forse non siete riusciti, per la burocrazia, per enti sovraordinati, a conseguire risultati importanti. Ecco, ma le piange un po' il cuore pensare che non si è riusciti a fare nulla, ecco, sino al 2021, per far diventare veramente un luogo di eccellenza, cioè far leva su queste opportunità che la terra offre, anche dal punto di vista religioso, perché sì, c'è comunque un pellegrinaggio, perché c'è fede e tutto quanto, però attorno a queste cose si può costruire ben altro e fare economia, e noi, questi piccoli comuni, sappiamo quanto abbiano bisogno di diverse risorse. Che ne pensa? Guarda, io penso, con me sfondo una porta aperta, perché da anni che cerco di lavorare da questo punto di vista. Noi, ti posso dire, nel periodo della diocesi di Locri c'era Monsignor Bregantini, si era iniziato a fare questo percorso per poter veramente lanciare la Locri e anche il turismo religioso. Tant'è vero che noi abbiamo recuperato una struttura che era un che sono state ristrutturate, e abbiamo fatto una casa albergo che all'epoca abbiamo donato alla diocesi, dove Monsignor Bregantini appoggiava tutti i gruppi che venivano da fuori, ma appunto per visitare i nostri luoghi di culto. Chi andava a Polsi, chi andava anche alla Madonna della Grotta, altri li alloggiava tutti là. Questo significava portare
già nel nostro territorio, in tutta la locale, ma già ad Ardore significava portare gruppi di 50-60 persone ogni settimana, specialmente da maggio a settembre, che era importante per la nostra economia. Questo è sicuramente uno dei percorsi che noi dobbiamo cercare di creare, perché insieme alle nostre spiagge, al nostro luogo di cultura, i luoghi religiosi sono importantissimi. Il turismo religioso può essere di grande importanza per la nostra economia. A proposito di certamente per questo abbiamo bisogno di alcuni servizi fondamentali che al momento non ne abbiamo, o abbiamo poco e dobbiamo migliorare. Sindaco, a proposito di Bombile, abbiamo visto oggi su un noto giornale a diffusione regionale che c'è una discarica di inerti a Bombile. Come mai? Di chi è la colpa? Quali responsabilità? No, sì, oggi l'ho visto pure io. Più che una discarica di inerti, si tratta di un posto nelle campagne di Bombile. L'ambiente ha avuto l'idea di andare a buttare dei rifiuti, più che altro rifiuti di una casa che hanno demolito, e siccome purtroppo ancora da noi c'è questo modo di pensare, non si rendono conto dell'importanza dell'ambiente, ci troviamo spesso, ma non solo ad Ardore, ma in tutta la nostra zona, ma penso sia una prerogativa del sud Italia, ci troviamo a angoli del nostro territorio in base di Ethernet o di materiale da discarica, questo da materiale inerte da discarica. Purtroppo facendo ciò creano un doppio danno: il danno innanzitutto ambientale, ma anche un danno alle casse comunali, perché per noi andare poi a ripulire e a bonificare tutto c'ha dei costi importanti, e questo li dobbiamo fare per forza con i soldi del bilancio comunale, e spesso ci troviamo in grande difficoltà a poter ripulire un'area dove ci viene buttato diversi viaggi di Ethernet, perché sono quelle che poi abbiamo le più grandi difficoltà. È difficile sia curare che prevenire, perché proviamo a immaginare l'estensione territoriale che ha Ardore, come molte comunità, insomma, anche vicinorie. Monitorare tutto il territorio e anche, diciamo così, installare fototrappole, come oggi si suol dire, come ci si riempie la bocca, diventa tutto molto più difficoltoso, perché abbiamo piccoli agglomerati urbani che sono distanti dal centro marino chilometri e chilometri, quindi insomma monitorare tutto il territorio è difficile ovunque. D'altra parte però, ecco, l'altra faccia della medaglia è di un consiglio comunale, quello ultimo fatto di 13 importantissimi punti che guardano molto lontano, vorrei dire, sindaco, nel senso che si parla anche di opere pubbliche di fondamentale importanza. Se io dovessi riassumermi l'ultimo consiglio comunale e questi 13 punti, anche focalizzando le attenzioni alle cose più importanti, come me lo descriverebbe? Ecco, verso quali orientamenti è puntato? Sì, allora noi stiamo puntando a fare diventare Ardore una meta turistica. Per fare questo dobbiamo migliorare i servizi, dobbiamo migliorare l'ambiente, dobbiamo migliorare anche la vivibilità del territorio. Quindi abbiamo deciso come amministrazione di fare un mutuo di circa 1 milione di euro, dove interveniamo sulla riqualificazione urbana della Marina, perché il centro storico, non so se lo conosci, il centro storico di Ardore Centro ormai è diventato una bomboniera. Siamo riusciti negli anni, con una serie di interventi, di creare un centro storico, diciamo, di eccellenza. Quindi adesso abbiamo l'esigenza di riqualificare
a Torre Marina, perché negli anni abbiamo riqualificato il lungomare, siamo riusciti a creare il sottopasso che ormai arriva sul lungomare, si arriva con il lungomare con facilità. Dobbiamo riqualificare vogliamo riqualificare innanzitutto tutto le piazze e le vie in prossimità del centro. In più dobbiamo fare una serie di lavori nelle frazioni intorno ad Adore, perché ad Adore ci sono delle zone diciamo dei rioni che sono abbastanza popolose, abitate, dove abbiamo intenzione di abbellirle facendo delle piazze, facendo degli interventi fondamentali in modo e poi vogliamo pure fare un wrestling dal punto di vista anche di panchine, di arredo urbano, diciamo, di un certo livello, per dare proprio l'input quando si arriva ad Adore di rendersi conto che siamo in un paese che vogliamo fare turismo, che vogliamo accogliere la gente, e secondo me è fondamentale dare un'immagine importante, perché anche l'occhio, come suol dire, vale la sua parte. E quindi noi abbiamo deciso di puntare su questo. Assieme a questo poi abbiamo una serie di interventi che abbiamo programmato sia per il 2021 ma anche per il 2022, dove interveniamo, abbiamo già appaltato il nuovo campo sportivo, cioè la ristrutturazione del campo sportivo, che già a giorni ci darà la ditta dove deve fare il contratto per fare un impianto moderno con un terreno sintetico, in modo da poter anche ospitare eventi importanti. Abbiamo cercato vogliamo intervenire sulla rete, stiamo intervenendo sulla rete idrica, perché c'era una situazione di rete idrica negli anni ormai compromessa, e quindi abbiamo investito altri 150.000 euro a cambiare tutta quella parte di rete idrica che era in condizioni ormai disastrose, e quindi ti voglio dire, noi pensiamo che per far crescere la nostra comunità è importante dare un'immagine proprio diversa del territorio. Noi stiamo puntando su questo. Abbiamo poi pure finanziato per il 2022 una serie di opere di strade interpoderali o diciamo zone rurali importanti, tra cui un terreno confiscato che noi abbiamo dato in gestione all'associazione Madonna di Ponte. Si può creare un'area di sviluppo in agricoltura, dove sicuramente negli anni si può fare qualcosa di importante per i nostri giovani e per tutti quelli che vogliono investire su questo territorio. Torniamo alla pandemia, sono trascorsi 14 mesi, abbiamo vissuto 14 mesi di pandemia. Ecco, quanto è duramente provata oggi la sua città, Sindaco? Guarda, ti devo dire che in questi mesi veramente è cambiato il modo di vivere. Perché ormai abbiamo fatto l'abitudine di convivere con queste ristrettezze giornaliere. Secondo me la cosa più dove si è incontrato più difficoltà è per i ragazzi che vanno a scuola, perché ci troviamo spesso di aprire la scuola 15 giorni, dopo 15 giorni chiuderla per altri 20, poi ripartire. Questo, secondo me, queste cose hanno portato un po' a uno scombussolamento del modo di vivere da parte delle famiglie addorese, ma non solo addorese. Però devo dire che in questi mesi è gestito bene, la gente ha fatto la sua parte, siamo riusciti a contenere abbastanza bene le difficoltà sul territorio. Ecco, ci sono magari dei momenti che è partito qualche focolaio importante e sono aumentati a 50-60 casi, però generalmente siamo riusciti a tenere sul territorio una media di 15-20 contagiati. Ecco. E certamente le difficoltà sono tante, chi aveva attività commerciali, chi viveva proprio sul turismo, i ristoranti, questi qua hanno sofferto molto e tanta gente non riparte più, non riapre più, e penso io che le conseguenze ancora le sentiremo sull'economia del territorio nei prossimi anni.
Infatti proprio questo stavo per chiederle, ecco, lei ha stretto contatto anche con il suo ufficio attività produttive che credo che in questi mesi sia stato particolarmente messo sotto pressione. Ecco, lei ha conoscenza di qualcuno che ha gettato la spugna, perché ne sento dire di tutti i colori, anche ieri, e poi vorrò parlare appunto di chi è stato nostro ospite ieri sempre nel corso del Santa News, perché sono stati gli ospiti gli ambulanti, e poi vorrei parlare anche del mercato settimanale che c'è Ardore. Ma intanto sul gettato la spugna da parte di qualcuno, lei ha conoscenze? Sì, ma io sono a conoscenza di uno che non vuole più riaprire. Noi avevamo oltre anche attività recreative, come c'è la piscina, la palestra, tutte queste strutture che hanno veramente grande difficoltà a ripartire. Non so se alla fine, ho parlato qualche volta con i proprietari, non so se alla fine riescono a ripartire, perché non è veramente, le difficoltà sono tante. E anche è subentrata una certa sfiducia sul poter ripartire in queste condizioni. E io mi auguro che presto si possa superare questo momento di difficoltà, mi auguro che finalmente riusciamo a fare i vaccini in un modo più rapido possibile, in modo da poter dare fiducia a chi oggi pensa di non ripartire più con l'attività economica. Ora arriviamo ai vaccini, ma prima, come dicevo, ecco gli ambulanti, perché poi anche nei nostri comuni il mercato rionale, il mercato settimanale è molto di più di un mercato rionale, mercato settimanale, ma è un fatto sociale, aggregativo, ovviamente adesso con le strettezze bisogna non creare assembramenti, eccetera, eccetera. Però ieri mi dicevano, giustamente, questo lo sapevo già ovviamente, però insomma è stato messo in grassetto, in risalto, sì, via libera alla grande distribuzione, ecco così, supermercati e quant'altro, però perché non anche all'aperto in qualche maniera? Voi con gli spazi pubblici e col mercato come vi siete regolati? Come si è rafforzato? Guarda, Ardore non ha un grandissimo mercato, c'è il mercato del martedì, ma è piccolo, vengono pochi. Io per la verità ho cercato di farle venire finché ho potuto, non li ho mai fatti. Però so che ambulanti che sono più grossi, come Bovalino, che siamo attaccati, hanno grosse difficoltà, ecco, quelli che vendono alimentari, però gli altri hanno grossissime difficoltà, voglio dire. Senta Sindaco, intanto cosa si sente di esprimere con la collega, la Presidente dell'Assemblea colpita dal virus, la collega Belcastro? La vuole salutare? Vabbè, io certamente la saluto e le faccio i migliori auguri. Io con me ci sentiamo giornalmente, so che ha avuto dei giorni difficili e adesso si avvia verso giorni migliori. Io mi auguro che al più presto possa essere di nuovo tra di noi per poter continuare le battaglie che stiamo facendo in questi anni per la crescita dell'intera Locride, perché il sindaco di Cavolonia, la collega Irina Belcastro, è un baluardo da questo punto di vista, e mi auguro che presto la possiamo avere. Ecco, ci assembriamo anche noi a questo augurio. Senta, adesso veniamo all'argomento, insomma, appunto importante di questo tratto temporale, cioè i vaccini. Come stanno procedendo i vaccini? Sentiamo anche qui, sui social leggiamo spesso, insomma, di servizi, di confusione che si sta facendo. Cioè, state monitorando ovviamente da sindaci la situazione in questo lembo di terra, come si sta procedendo e i tempi futuri come si prevedono? Guarda, le difficoltà sono state tante, sono tante. Devo dire che malgrado il lavoro che sta facendo nei miei siti, ho avuto grosse difficoltà, perché le difficoltà sono state all'inizio organizzative, in quanto la piattaforma non funzionava, c'era difficoltà a prenotare nella zona per Siderno o per Monestarace.
ci sono state all'inizio difficoltà a organizzare i punti per le vaccinazioni, e da questo punto di vista si sta migliorando. Il problema serio, quello che non può sfuggire all'attenzione di tutti, è la mancanza di vaccini. Noi purtroppo non riusciamo, c'è stato la settimana scorsa che siamo passati da 400 vaccini al giorno a 28, perché proprio mancavano le dosi. Questa cosa è la cosa che dobbiamo cercare insieme di superare, e dobbiamo trovare il modo di far arrivare i vaccini in tutta la Locode, ma anche in tutta la città metropolitana, perché tu ti puoi organizzare come vuoi, puoi creare le aree per le vaccinazioni, puoi trovare il personale, ma se poi non ci sono le dosi, come lo fai il vaccino? Adesso, per quanto riguarda chi non può andare a fare il vaccino nei centri vaccinali, si è organizzato, e grazie all'intervento della Croce Rossa ci siamo organizzati come comune, abbiamo mandato le liste di chi deve essere vaccinato a casa, e c'è la Croce Rossa che va ogni giorno in un paese diverso e sta facendo questo tipo di vaccinazione. Però il grandissimo problema è quello dei vaccini. Se non arrivano i vaccini a sufficienza, sarà difficile, perché ci sono tempi, in questo momento la previsione è di tempi lunghi, noi non possiamo aspettare, perché l'estate è alle porte e non possiamo perdere ulteriore tempo. Ancora mi risulta che non sono state vaccinate tutti gli ultra ottantenni, sono state vaccinate sì tutto il personale medico, è stato vaccinato tutto le forze dell'ordine, però ancora non siamo riusciti a vaccinare tutti gli ultra ottantenni. Questa è una cosa che ci preoccupa, e stiamo cercando, anche grazie all'impegno del prefetto, dell'ASP, del nuovo dirigente dell'ASP, il dottore Scaffini, si sta cercando di pressare a chi deve intervenire per far arrivare più dose possibile. Non c'è bisogno che io le dica, insomma, che le ricorda che bisogna esercitare azioni, intraprendere azioni efficaci e cercare di tenere sotto controllo questo aspetto, perché è la cosa più importante in questo tratto, perché stiamo piangendo morti, ecco, di imprese, di imprenditori, e d'altra parte non possiamo registrare che si vada a vaccinare 20-25 persone al giorno, tutta la premura che, insomma, che necessita. A proposito di sanità, facciamo un'altra riflessione, Sindaco, perché si ricorda anche qui in questa tribuna, anche io stesso, anche con i miei stessi ospiti, nel mio piccolo, nel nostro piccolo, 14 mesi fa, quando abbiamo avuto conoscenza di questa pandemia, di questo scoppio divampare del virus, ci eravamo tutti messi, insomma, a fare i crociati, no? Adesso qui facciamo la rivoluzione, la sanità la rivoltiamo come un calzino, facciamo questo, facciamo quell'altro, distruggiamo, edifichiamo. Senta, ma dopo 14 mesi che cosa è successo? Nulla o quasi? Tu stai toccando un tasto dolente, purtroppo, del nostro territorio. Noi è da una vita come sindaci che cerchiamo, che combattiamo una battaglia per migliorare la sanità sul territorio, e purtroppo spesso ci siamo trovati a combattere contro i mulini a vento. E devo dire che in questi ultimo anno le forze nostre si sono unite, perché c'è stato un risveglio da parte di tutta la società civile. Stiamo lavorando insieme a loro, i sindaci insieme a loro, unendo le forze per cercare di far crescere e di far migliorare la sanità nella nostra zona. Purtroppo le difficoltà, è inutile nasconderci, sono grossissime. Spesso non troviamo interlocutori che ci danno delle risposte. E tutti questi anni di commissariamento non hanno fatto altro che complicare le cose. Siamo riusciti per la prima volta, penso nella storia, di andare quasi tutti i sindaci della Calabria a Roma per
protestare e per cercare di smuovere le acque da questo punto di vista. Penso che qualcosa, anche se neanche che è solo l'inizio, qualcosa si è riuscito a ottenere. Certamente il lavoro sarà lungo e l'impegno sarà tanto, ma purtroppo spesso noi siamo il punto debole della catena. E oltre a portare le istanze avanti, poi abbiamo bisogno dell'aiuto innanzitutto della politica, ma anche da chi si deve rapportare e chi deve poi prendere le decisioni. Noi sappiamo che la sanità in Calabria è commissariata da anni, sappiamo tutti come siamo la situazione del Vittoria che c'è in Calabria e ahimè penso che ancora sarà dura affinché riusciamo a uscire dal baratro e iniziare a riprendere un discorso importante per migliorare la situazione sanitaria, perché noi dobbiamo tenere conto che l'ospedale di Lopri, ma tutta la sanità locridea, non riguarda solo la città di Locro, Giovanni Calabrese o altre, ma riguarda tutti noi, perché la Locro ormai è una grande città, 50 metri è quello di Locro. Non possiamo più tollerare che se vengono chiuse le parti, vengono a mancare i medici, vengono a mancare le attrezzature, così come non possiamo più tollerare che rimanga chiuso l'ospedale di Siderno e non si procede a fare la casa della salute così come è programmato. Noi sappiamo benissimo che c'è un piano sanitario approvato dal 2017, dove c'è una serie di interventi, di assunzioni per poter dare almeno il minimo indispensabile per la salute dei nostri cittadini, e oggi ancora nel 2021 non sono stati fatti concorsi, non è stato assunto il personale, ci sono alcuni reparti che vanno sistemati e non sono stati sistemati, abbiamo i famosi miliardi stanziati alla regione per fare gli interventi sia alla Casa della Salute di Siderno sia nel nosocomio Locrese, oggi a tuttora non vediamo i risultati. Noi l'impegno che stiamo mettendo è quello che continueremo a mettere, quello di pressare e di non dare respiro a chi è di dovere. Spesso mi rendo conto che ci troviamo a lottare contro i mulini a vento, però è il nostro compito, è il nostro dovere lottare, perché è l'unica strada che possiamo percorrere. Mentre l'ascoltavo, Sindaco, e quindi le propongo questa altra riflessione correlata, nel senso, mentre l'ascoltavo io pensavo, la vedevo anzi ieri, mi tornavano in mente le immagini della sua presenza alla riapertura dei lavori a Palazzo di Giustizia a Locri. Ecco, pensavo questo perché noi abbiamo due palle al piede pesantissime da trascinare, nel senso la devianza sociale, la criminalità organizzata e appunto questi impedimenti, questi insomma freni che abbiamo per la sicurezza a salutare. Ecco, se le cose funzionassero, io penso che adesso appena finiscono i lavori funzionerà e come il Palazzo di Giustizia, e quindi daremo veramente un grande impulso a quelle che sono insomma i procedimenti penali, tutto quanto per sanificare, ecco, questo territorio. E poi pensavo pure, se noi riuscissimo a mettere a pieno regime e farlo diventare efficientissimo anche il sistema sanitario locale, noi saremmo a quale percentuale, insomma, poi con tutte le risorse che dicevamo proprio in apertura di trasmissione, con tutte quelle eccellenze che abbiamo, noi cosa, ecco, provi un attimo a immaginare, cosa potremmo diventare nella Locride? Guarda, se noi fossimo in questo futuro, la Locride potrebbe essere veramente il centro turistico di eccellenza in Italia. Il problema è che per arrivare a questo stato ci vorranno degli anni, però io ho dei anni che qualcosa si sta muovendo. Io da questo punto di vista sono fiducioso. Io ho iniziato a fare il sindaco la prima volta nel 2006 e oggi nel 2021 ti posso dire che
che non sempre, ma tanto si è fatto, è qualcosa di diverso e tanto sta cambiando. Sicuramente quello che è ripartito ieri, il lavoro della città, diciamo, della città giudiziaria, è fondamentale per il nostro territorio. Io mi auguro, visto che è la terza volta, mi sembra, che riesce, che inauguriamo la ripartenza di questo lavoro, mi auguro che questa volta sia l'ultima e che riusciamo veramente, così come promesso dai vertici, che in 3 anni abbiamo la cittadella giudiziaria, che sarà un centro di sviluppo non solo per Locri ma per tutta la Locri. Sicuramente anche la criminalità organizzata in questi anni ha subito dei colpi importanti, perché lo Stato è presente sul territorio, noi tocchiamo con mano tutti i giorni il grande lavoro che fanno le forze dell'ordine e come sono cambiate negli anni le cose a livello nei nostri comuni, a livello di tranquillità, a livello di ordine pubblico. Certamente arrivare ad essere come hai descritto tu, sia a livello sanitario sia a livello di criminalità organizzata, secondo me ancora ce ne vuole, ma noi siamo sicuramente, dobbiamo essere fiduciosi e ottimisti, perché se vogliamo veramente la crescita della Locride è indispensabile arrivare a questi risultati. Circa 500 sindaci hanno scritto all'Unione Europea, alla Ursula von der Leyen, per questi appunto fondi del recovery. Allora, questo è un appuntamento importante da non perdere. Ci sono le giuste attenzioni a tutt'oggi, Sindaco? Quali rivendicazioni ha Campisi? Cioè, trarre questi fondi, sarà possibile insomma averli per come insomma necessitano al sud, e come li spenderebbe lei, Sindaco? Dunque, io ti dico una cosa, tu sei eletto, abbiamo fatto in questi giorni, abbiamo mandato una lettera come sindaci, ma anche assieme al volontariato del territorio, abbiamo mandato una lettera al presidente Draghi e ai ministri del suo governo per porre al centro di tutto l'attenzione verso la Locride, perché noi siamo convinti che il Recovery Fund è un'occasione unica e storica che noi sicuramente non possiamo perdere. È chiaro che la Locride ha bisogno di interventi strutturali e definitivi, e non sta a me, per tutto, la statale 106, l'ammodernamento della linea ferroviaria, perché sappiamo benissimo che un piano viario di una certa importanza già è difficile raggiungere la Locride, ma così come è importante valorizzare tutti i tesori storici e culturali che abbiamo, solo così possiamo riuscire veramente a far crescere la Locride. Di tutto questo però abbiamo bisogno dell'appoggio di chi? Della politica. La politica della calabrese deve essere forte, imporre alcune opere strategiche importanti per la Calabria. E secondo me è qui il punto. Noi abbiamo la fortuna in questo momento di avere anche due segretari generali ai vertici delle più importanti organizzazioni sindacali nazionali che sono della Locride, così come abbiamo il capo gabinetto del ministro dell'economia, che è un altro valore aggiunto per la Locride. Noi, secondo me, in questo momento ci sono le condizioni per riuscire finalmente ad essere ritti nelle opere strategiche che vengono fatte con il Recovery Plan. Certamente la politica sarà importante, e adesso dobbiamo vedere la vera forza della politica calabrese, perché su questo punto di vista non c'è destra e sinistra. Io mi auguro che tutte le forze politiche della Calabria che ci rappresentano a Roma e si uniscono per dare veramente la svolta, perché non ci sarà un'altra occasione. Questa è la più importante e forse l'ultima occasione per poter veramente far creare i presupposti per far crescere la Locride. Sì, però io mi auguro veramente che questa volta riusciremo a dire la nostra.
Sì, però per inciso, Sindaco, io mi riferivo all'ultima istanza, quella all'Unione Europea. Sì, sapevo anche che circa una ventina di giorni fa avete scritto a Draghi. Ecco, però mi pare che, vabbè, questa ovviamente è ancora abbastanza prematuro per ricevere una risposta. Dal governo centrale comunque risposte non ne avete avute. Cosa fate? Fate una nuova lettera o cosa vi aspettate adesso? Perché al momento risposta non c'è stata. No, risposta non c'è stata, però il documento l'abbiamo mandato da 10 giorni. Io ho avuto qualche contatto a livello centrale, abbiamo la promessa, perché qua stiamo parlando sempre di promesse, di incontrare il ministro per il Sud, Revo Carfagna, per parlare direttamente su alcune cose e poi decideremo il da farsi. Sicuramente dovremmo essere tutti compatti e decisi veramente a vendere cara la pelle se vogliamo imporre le nostre ragioni. Io sono convinto che questa volta la pensiamo tutti allo stesso modo, perché vedo un movimento che non riguarda solo i sindaci, ma anche veramente la società civile, che è veramente compatta e che cerca di lavorare in questa direzione. Quindi il prossimo passo, ho capito bene, sì, è l'incontro live con la Carfagna, con il ministro. Senta, ma dato che abbiamo parlato di Carfagna, di Draghi, di Ursula von der Leyen, abbiamo parlato insomma di governo centrale, di tutto quanto, ecco, allora mettiamo tutto in un unico calderone e lei mi rifà la storia, la scrive lei di proprio pugno, Campisi, ecco, di questi 14 mesi, di pandemia, nel senso ne abbiamo sentite tante, di errori ne abbiamo registrati innumerevoli, ovviamente era un fatto nuovo, mai capitato, tanta gente, tante anche forze del sociale, delle istituzioni si sono sbagliate, per carità, è anche giustificabile la cosa perché era di fronte a un fatto nuovo, ma lei adesso col senno di poi, come riscriverebbe la storia di questi 14 mesi rimettendo però le cose a posto? Mi faccia pure capire, secondo lei, qual è stato l'errore più grosso commesso in questi mesi? No, guarda, non penso di poter dire io qual è stato l'errore più grosso, perché è stato un fatto eccezionale, ma è vissuto prima, quindi è facile parlare e dire si è sbagliato qua o si è sbagliato là. Qua gli errori li abbiamo fatto tutti ad ogni livello, però dobbiamo pure renderci conto che ci siamo trovati in una situazione a cui non eravamo abituati e non eravamo preparati. Quindi io non so che cosa andava cambiato e che cosa è stato fatto di diverso. Io magari penso che alcune aperture sono state sbagliate, col senno del poi, però quest'estate io avrei chiuso, penso oggi ti dico che quest'estate il fatto di oggi a priori posso dire che è stato sbagliato a me, perché ha fatto ripartire i contagi, probabilmente la scuola, ecco, riaprire la scuola si poteva agire diversamente, però non mi sento di dire, non posso essere io, non ho la presunzione, diciamo, di dire qual era la cosa giusta, perché penso che nessuno di noi, tutti noi dobbiamo fare un bagno di umiltà e capire che chi agisce sbaglia, e in questo caso abbiamo sbagliato tutti, abbiamo fatto delle cose positive, ma ci sono state tante, tante cose negative da parte di tutti. Il problema è che siamo preparati a una pandemia così come questa che si è abbattuta in questi 14 mesi. Io mi auguro solo che dove si è sbagliato e che abbiamo sbagliato cerchiamo di non ripetere gli stessi errori, perché solo facendo tesoro degli errori si può ripartire e migliorare e cercare di venire fuori di questa situazione. Questo è il mio è un augurio più che altro. Ecco.
Stiamo finendo, Sindaco, allora parliamo di domani piuttosto che di ieri, parliamo della prossima estate, di questa estate piuttosto che dell'estate appena trascorsa. Ecco, lei pensa che ci sia il tempo per programmare un'estate che serva soprattutto a risollevarsi un attimino, perché noi abbiamo sempre contato qui da queste parti soprattutto su un riossigenarsi attraverso la stagione balneare. Che stagione, che estate si immagina la prossima? Aspettiamo, perché mi pare che sia successo. L'anno scorso pensavamo un'estate tragica, chiusa, senza la presenza di turismo, con mille difficoltà. Invece poi alla fine la Calabria, la Locride specialmente, ha avuto il record di presenze, dove veramente abbiamo avuto un boom, diciamo, di presenze. E magari quest'anno, che ci aspettiamo di ripetere le presenze dell'anno scorso, è diverso, perché le condizioni sono diverse, le difficoltà economiche probabilmente sono diverse, e quindi magari per tante, magari arriveranno di meglio, questo non ce lo so dire. Noi, per quanto ci riguarda, ci stiamo preparando nel migliore dei modi di affrontare l'estate, e essendo fiducioso dall'arrivo anche quest'anno di artisti. Poi per lo scorso si è verificato col fatto che la Calabria è stata meno contagiata di altre regioni, che fanno del turismo la base di tutto, e alla fine tanta gente ha optato per venire giù in Calabria. Questo è stato un risultato importante. Mi auguro che continui così. Abbiamo veramente bisogno di una boccata d'ossigeno da questo punto di vista, specialmente per fare l'economia. Due cosette veloce e poi chiudiamo, prometto. Dunque, una è l'argomento a noi abbastanza congeniale, Sindaco, lei sportivissimo, io anche. Ecco, ci sono alcune componenti della società, alcuni settori che stavano andando straordinariamente bene, e poi, ecco, parafrasando, a gamba levata è arrivato sto virus. Un fallo d'azione di gioco. Ecco, lo sport, ad esempio, d'ardore, si stava vivendo una stagione bellissima, con un nuovo entusiasmo, rinnovato entusiasmo, la società di calcio che era stata ricostruita, eccetera, eccetera. Ma lei ha sentore di qualcosa che è successo, nel senso, questo entusiasmo è venuto meno? Cosa succede? Cosa accadrà nel calcio intanto? Guarda, sicuramente noi siamo ripartiti, come abbiamo parlato anche l'altra volta con te, e questa nuova società, siamo ripartiti per riportare il calcio a livello dilettantistico ad Arbore. E sicuramente gli eventi che hanno rallentato questo nostro progetto, però l'entusiasmo è uguale, noi stiamo continuando a tenere i rapporti con i ragazzi, in questo periodo di rafforzare anche la società, perché io mi auguro di poter essere ai nastri di partenza del prossimo campionato, avere il campo comunale rifatto, e sicuramente saremo pronti per l'inizio del prossimo campionato ai nastri di partenza con una squadra competitiva, per dare veramente, per proseguire sull'entusiasmo che era partito quest'anno. E siamo, da questo punto di vista, sono convinto che ripartiremo senza patire questi mesi di mancanza di calcio. Un'ultima, Sindaco, e poi chiudiamo. Di cosa si occuperà prossimamente il Comitato dei Sindaci? Guarda, noi ci stiamo occupando del grandissimo problema che abbiamo ormai da anni, che dobbiamo a tutti i costi risolvere, ed è quello dell'ambiente. Noi non possiamo permettere, anche quest'anno, con l'arrivo dell'estate, di trovarci i nostri comuni pieni di rifiuti. Noi ci stiamo lavorando, siamo in collegamento
con tutti gli enti, giornalmente ci confrontiamo con la città metropolitana, con le ATO, con la regione, perché stiamo veramente cercando di affrontare questa situazione per risolverlo definitivamente. Noi non possiamo pensare a una crescita della nostra zona senza dare una risoluzione definitiva al problema dell'ambiente. Su questo noi siamo concentrati, su questo noi dobbiamo lavorare, perché è assurdo che nel 2021 ancora oggi abbiamo il problema dove portare i rifiuti che raccogliamo. Noi su questo dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti, sappiamo che dobbiamo scegliere nel territorio della Locre un posto dove costruire un nuovo centro per portare gli scarti. So che ognuno di noi giustamente sul proprio territorio non lo vorrebbe, però dobbiamo individuare le caratteristiche dei territori, le caratteristiche giuste per fare questa discarica, e la dobbiamo accettare, perché solo così possiamo arrivare a risolvere il problema ormai ventennale della raccolta dei rifiuti nei nostri comuni. Finché ci troveremo a giugno con le difficoltà di fare la raccolta giornalmente, di fare la differenziata, perché non abbiamo i siti dove stoccare i materiali, non riusciremo mai a risolverlo. Quindi io penso che dobbiamo essere abbastanza stati a individuare un sito e accettarlo tutti quanti. Chiaro, chiarissimo. Sindaco, è stato gentilissimo, disponibilissimo. La ringrazio, la ringraziamo. Grazie a te, è sempre un piacere discutere con te. Grazie. Benissimo. Grazie sindaco, grazie a voi amici a casa, appuntamento ogni sera alle ore 19 sul nostro canale, argomenti diversi, anche se in questo tratto ovviamente ci stiamo occupando, anche perché se giriamo anche i canali ci rendiamo conto che adesso insomma la protesta è tanta, c'è tanta voglia di ripartire e c'è tanta attenzione più che mai da parte insomma delle istituzioni, perché per fare in modo appunto che si possa ripartire, ma in sicurezza. A domani con altro 60 News, buona serata. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. La storia continua. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.